Oggi siamo particolarmente romantici perché parliamo d'amore. Bel temone perché le forme di amore sono infinite e se dovessimo catalogarlo rispetto ai comportamenti, dovremmo catalogare l'universo interiore di ogni essere umano sulla Terra e con ogni probabilità non solo umano. Il fatto è che avendo lavorato sul sé noi partiamo avvantaggiati, anche se puntiamo in alto, perché oggi parleremo di amore incondizionato. Ma che cosa significa amore incondizionato? Che cos'è? Esiste veramente? Lo si vive davvero? E da dove viene, da dove origine, se è possibile viverlo? La risposta è sicuramente sì. Ma mentre la storia delle religioni, giustamente, anche della spiritualità, ha riempito pagine, se non che anche forse dell'arte, della letteratura, sul tema dell'amore incondizionato, pochi ci hanno spiegato la sua natura all'interno della nostra psiche, della nostra condizione psichica. Perché la verità è che l'amore incondizionato è l'amore che viene dal centro. Vi ricordate l'ovoide che abbiamo disegnato per descrivere come siamo fatti? Ecco. L'amore del centro è definito proprio incondizionato ed è quello l'obiettivo. Si tratta di quell'amore che ci permette di identificarci con un'altra persona senza esserne mai sopraffatti, in nessun caso. Non dipende dagli altri. È privo quindi di paura e è autorigenerato. Viene definito appunto come incondizionato perché non dipende da nessuna condizione esterna. Non si basa quindi sul desiderio di riconoscimento né sul desiderio di gratitudine. Ha una strana caratteristica perché unifica, libera, è impregnato di comprensione intelligente e si estende in tutte le direzioni. È come se avesse la facoltà di affrancare la persona che lo vive, non legandola mai ad aspettative e neanche a sensi di colpa. C'è una bellissima definizione che dà la psicanalista Donna Orange sul tema dell'amore condizionato. Lei lo definisce il desiderio che l'oggetto amato arrivi alla sua perfezione intrinseca, indipendentemente dalle conseguenze di chi ama. Concorderete con me che la definizione è bellissima, anche perché la caratteristica fondamentale dell'amore incondizionato è quella di avere un profondo valore conoscitivo. Sì, avete capito bene, conoscitivo, perché è basato sul voler conoscere il mondo dell'altro. Ha quindi la caratteristica di un sentimento oggettivo. Sì, va bene Laura, però tutto il resto? Beh, tutto il resto potremmo definirlo amore periferico, nel senso che è quello che proviamo comunemente e che ha bisogno, giustamente, di riconoscimento e appoggio perché costa del bisogno naturale di noi esseri umani di amare ed essere amati. L'amore periferico è più esclusivo. Ed è quello che a volte purtroppo ci può indurre in illusioni o visioni superficiali e da cui hanno origine anche le paure e le gelosie. Intendiamoci, tutte le forme di amore sono meravigliose. Quello che vi sto raccontando ha solo uno scopo illustrativo, perché quello che mi preme è far capire che ogni amore periferico fa parte del nostro processo di espansione. È il modo in cui evolviamo. E devolviamo proprio verso l'amore incondizionato. Solo che per lo più non lo sappiamo, per lo più non abbiamo l'idea di questa meta, perché ogni amore è un'esperienza costitutiva vitalizzante, è piena di passione, di tenerezza, e senza amore nessuno si impegna nella vita. La mitologia greca chiamava questa forza Eros, come forse sapete tutti, e il suo archetipo non si trova solo a livello erotico, ma nella stessa energia della vitalità unificante. Eros ci connette al nostro spirito, cioè al nostro sé transpersonale, alla parte più profonda e più alta, diremmo, di noi, che ha come traguardo la felicità, il sentirsi uniti, sia in se stessi che con gli altri. Le qualità di questo dio erano l'impegno, la passione, l'estasi. E creava un legame non soltanto tra le persone, ma anche per le cause, per
per le regioni, per la creatività, per le proprie attività. È quella sorta di energia che riempie il nostro corpo di vitalità. Così quando mente e corpo si trovano in situazioni di contrasto, spesso viviamo una sorta di lotta e la perdita di un amore ci induce sempre un penoso senso di divisione. Non a caso era fratello di Thanatos la morte, perché aveva in comune alcune caratteristiche come la mancanza di prudenza, e soprattutto è una esperienza l'amore che comporta sempre una qualche perdita della parte più narcisistica del nostro io. Del resto, l'impegno verso una persona, un lavoro, una causa è sempre una limitazione di scelta, è sempre una questione di scelta, e quando non abbiamo reso completamente cosciente la nostra identità, questo ci può provocare una sorta di panico. La risposta però non è ignorare l'io, come penso ormai immaginate, ma in realtà rafforzarlo. È per quello che alla fine di questo mini pippone di 5 minuti che metto sempre prima dei lavori personali delle meditazioni vi ho messo due visualizzazioni. La prima è di esplorazione del mondo dell'amore, perché ognuno di noi vive l'amore in maniera diversa. Quindi se non abbiamo le immagini, se non cominciamo a capirci, difficilmente possiamo fare un lavoro su di noi. Perché la verità è che sull'amore incondizionato si può lavorare, sì, si può indurre l'amore incondizionato dentro di noi. La seconda visualizzazione è proprio una meditazione riflessiva, come quelle che vi ho spiegato nel video che vi metto qua sopra. E è attraverso quest'ultimo lavoro che si può andare a lavorare su questo concetto. Si può indurre cioè quel senso di unità che solo l'amore incondizionato, cioè che parte dal sé, può darci. Quindi auguro a tutti buon lavoro. Ciao! Immaginate una porta chiusa. Su quella porta c'è una scritta: amore. Visualizzatevi vivamente la porta, la maniglia e la scritta. Quella porta si apre sull'universo dell'amore, un luogo in cui si possono trovare ogni sorta di persone, esseri, oggetti, ricordi, situazioni e stati di coscienza. Ora aprite la porta e lasciate che si facciano strada le prime impressioni spontanee. Queste impressioni possono assumere qualunque forma. Un'immagine, una sensazione fisica, un sentimento, una musica, un suono, un odore. A poco vi state ambientando nell'universo dietro la porta e lo esplorate. E qualsiasi cosa vi troviate, sia piacevole che spiacevole, il vostro compito è duplice. Guardate tutto quanto chiaramente, senza giudizi o interpretazioni. Non affrettatevi a cercare altre immagini, ma passate invece più tempo con ciascuna immagine e datele l'opportunità di rivelarsi pienamente. Rendetevi conto del fatto che ciascuna immagine è solo una fra le innumerevoli manifestazioni collegate in qualche maniera all'amore. Dite a voi stessi: c'è anche questo nell'universo dell'amore. Poi procedete. Continuate l'esplorazione finché è necessario. Poi venite via e chiudete la porta. Thank you.
Alla fine dell'esercizio, ripensate alle immagini che avete trovato e cercate di scoprire il significato e le connessioni con l'amore e con la vostra vita. Prendetevi un po' di tempo di riflessione per questo. Ricordatevi di un momento in cui siete stati toccati dall'amore. Non pensateci soltanto, ma con la vostra immaginazione rivivete vividamente quel momento come se stesse avvenendo ora. Riflettete sull'amore. Pensate a tutti i suoi aspetti, quelli che avete provato in voi stessi, quelli che avete visto in altre persone e quelli che, pur non conoscendo direttamente, potete concepire. Pensate ora ai modi in cui l'amore può venire deformato e snaturato nella vostra vita e in quella degli altri. Considerate gli eventuali ostacoli che impediscono l'espressione dell'amore in voi. L'ostilità, l'imbarazzo, la rigidità mentale, l'abitudine a criticare. Pensate al bisogno, al valore, agli effetti benefici dell'amore. Infine, lasciate che emerga spontaneamente un'immagine che rappresenti per voi l'amore nei suoi aspetti più belli e creativi. Visualizzando questa immagine simbolica, assorbitene l'atmosfera e il significato profondo. Potete decidere di disegnarla e appenderla nel muro della vostra casa o portarla con voi.